l'hai tamponato? Molto delicatamente. Ah. Stasera lo farò un po' meno delicatamente. Ah beh, allora. Se io te lo permetto. Ciao fans, volevo farvi vedere i pantaloni di Goku, manca la maglietta sopra, ce l'ho a casa, e secondo me è spettacolare. Bello. Comunque è venerdì sera, e ho appena spento il PC, e adesso andiamo a Spluga. Andiamo a Monte Spluga a vedere il tramonto in moto. A few minutes later. Ma tu che ce l'hai uguale, ma si allaccia così sto robo? Ciao fans e benvenuti alla terza stagione di The Moon Riders. Iniziamo con come si allaccia il casco, partiamo proprio dalle basi. Non riesco, cioè non sono abituata. Sai che era giusto? Ah, ecco. Ok. È venerdì sera e abbiamo avuto la brillante idea, ma magari è veramente brillante, di andare allo Spluga a vedere il tramonto. Bellissimo. Ieri ha piovuto tutto il giorno e probabilmente allo Spluga ha anche nevicato. Bello. Vedremo. Sono le 7 meno 10 di sera e mi sono appena accorto che l'aggancio davanti alla GoPro è storto. Luna, cosa voglio raccontare di questo periodo? Vogliamo raccontare che ci siamo rilassati sul balcone di casa, prendere il sole e niente, un po' di cazzeggio, tanto cazzeggio. Ti sei licenziata? Mi sono licenziata e niente, inizierò un nuovo capitolo della life a Bema. In questo momento sei qui a Bema ad aiutare in albergo dai tuoi. Esatto, ricordiamolo, Hotel Il Gusto di Valtellina, Bema. Questa è la strada che scende da Bema, ormai la saprete anche voi a memoria, immagino. Occhio che qua è tutto sporco, cos'è passato? Il camion della sabbia. Piove. Ah no, sono i sassi che mi tiri addosso. Bello. Bello. Continua a tirarmi sassi addosso. Sono pure distante. Questo è il famoso tunnel di Bema, cioè famoso perché lo abbiamo reso famoso. Siamo immersi nelle tenebre. Tutti che vanno a Tremosine sul Garda per fare la strada della Forra quando c'è la strada di Bema, che piove anche dentro, quindi c'è ancora più immersiva della strada della Forra. Che qua ti bagni anche, tipo più emozioni. Ti rinfreschi. C'è un pezzettino di strada che non è il massimo, ma è un progetto che venga rifatto quest'anno, al massimo l'anno prossimo. Ma porca puttana! Continuano a volare i sassi? Sì. È perché c'è l'asfalto umido e la gomma umida e quindi si incollano. Comunque in tanti ci chiedono come si fa a guidare parlando, ma in realtà avere gli interfoni è stracomodo, perché chi è davanti, se c'è un pericolo, tipo la sabbiolina o un posto di blocco o qualcuno in macchina che taglia le curve o qualunque altra cosa, può avvisare chi arriva dietro. Invece se non si ha l'interfono è un problema. Cioè arrivi, c'è il bracciolino e hai quello dietro, magari arriva cannone, lo prende in pieno e si stampa. Sì, esatto. E poi ti tiene anche sveglio perché... Sì, pensate agli spostamenti in autostrada, che sono un po', anche in superstrada, un po' una palla, almeno chiacchierate. Adesso facciamo vedere che qua al bivio per Bema abbiamo messo anche il cartello Respect for Bikers, in modo tale che magari uno arriva per andare su San Marco, vede il cartello e dice: ma cos'è Bema? E vede Respect for Bikers e magari viene su a trovarci. Esatto, in attesa di un cartellone pubblicitario abbiamo messo un adesivo.
probabilmente metteremo un cartellone pubblicitario con il logo dell'hotel e il nostro logo. Così, considerando quanta gente ci odia, durerà tipo 2 giorni il cartellone finché qualcuno non lo strapperà via. Esatto. Adesso siamo arrivati giù a Morbegno, abbiamo finito la discesa della strada che scende da Bema e che porta anche a San Marco. Adesso usciamo da Morbegno e prendiamo verso Chiavenna. Tra l'altro fino a mezz'ora fa sopra le montagne era tutto nero e sembrava stesse per piovere da un momento all'altro. Poi invece a un certo punto, boh, sono sparite tutte le nuvole, tranne dove dobbiamo andare che è ancora brutto. Non l'avrei mai detto. Comunque mi stringe un botto di tuta sulla pancia. Adesso siamo sulla superstrada della Valtellina. Usciremo Colico per salire verso Chiavenna. Cos'è tutto quel fumo là? E secondo me è il vento e la terra. La miseria addirittura. E per forza, cos'è se no? Boh, un incendio. Ah, boh. No, è puzza di bruciato, eh. Ah sì, è vero. Mi sa andrebbero già i frask. Ma perché fai non curs da dialet quando fai i video? Ma cosa stai guardando? Non capisco se la telecamera è accesa. Questo è molto male. Cioè l'ho accesa prima perché era accesa. No, sì, è accesa. Sì. Perché quando gli batte contro il sole non si capisce. Allora, diciamo che questo qua è un altro pro di vivere in Valtellina, no? Vivere giù, in pianura, vicino a Milano, ha tanti aspetti positivi perché sei comodo praticamente con qualsiasi cosa tu possa aver bisogno. Hai l'imbarazzo della scelta di palestre, piscine, centri commerciali. Però, escluse le comodità generiche di vita, se il venerdì sera hai finito di lavorare e dici ciao, voglio di andare a fare un giro in moto, puoi giusto che andare su una strada piatta, in mezzo al piatto, a prendere su le zanzare che ci sono dentro le risaie del Novarese. Bello. Perché non è che hai molte alternative. La montagna più vicino a casa nostra è il Mottarone, è a 1 ora e mezza di strada solo ad andare. Quindi è abbastanza scomoda. Sì, quindi è abbastanza scomoda. E qui in 1 ora e mezza, forse anche meno, arrivi in cima allo Spluga. Ora che siamo giù dal passo ci sono piacevolissimi 25 gradi e 3. Che bello. Che si sta proprio bene, perché con la temperatura che non hai né freddo andando né caldo quando ti fermi. Siamo quasi arrivati a Chiavenna, dove ci sarà lo svincolo per Spluga. Lo svincolo cos'è, l'autostrada? Lo svincolo, rotonda, terza uscita, Spluga. Qua ricordiamo tutti che ho fatto l'incidente in macchina. Qua era? Fatto un incidente, ti sei addormentata e hai preso il muro. Bello. Comando, prima di mettersi in moto in macchina, bisogna essere belli riposati, che sennò poi si va contro i muri. Ti hai ragione. Mi hai tamponato? Molto delicatamente. Ah. Stasera lo farò un po' meno delicatamente. Se io te lo permetto. Ah beh. Ma andare su dello Spluga oggi facciamo la strada brutta? No. Che moto non l'abbiamo mai fatta, almeno facciamo vedere una strada nuova. Sì, ma è strettissima. Ma me l'hai fatta fare in macchina e ti ho detto, ma è strettissima, e tu, no vabbè, ma non è mica così stretta. No, infatti. Ma fare i tornanti con la moto, con quella strada lì, aiuto. Comunque per 2 volte ho cercato di mettere la settima. La settima? Eh sì, perché dicevo, boh, mi sembra un po' sforzato il motore. Ho provato a buttare su la marcia e non salivo. Ho detto, vuoi vedere che sono in quinta, ho cannato. E ho riprovato, poi ho guardato, ero già in sesta. Le cose brutte di avere 44 cavalli. Vabbè, per adesso va benissimo. Che poi una delle domande che in tanti ci fanno è perché i 390? I 390 perché per tutti e due era la prima moto. Non li abbiamo comprati mettendoci d'accordo, ma ci siamo conosciuti perché avevamo la stessa moto. Io l'ho vista su un passo, precisamente penso sul Maloja, e ero in macchina, l'ho vista, ho detto quella sarà la mia moto.
E dopo un po' di anni l'ho visto un annuncio su Facebook e ho detto: tac, è il momento di comprarla. E l'ho comprata. Poi sempre su Facebook si è iscritta al gruppo di quelli con la stessa moto del 390. Pam, ho detto: guarda una bella figa che si è iscritta al gruppo, cioè che le scrivo. Un quasi blocco tira l'altro e alla fine siamo qua. Mai fare il passo più lungo della gamba, perché sennò poi ti ritrovi che vai giù nel fosso coi denti. Esatto. Siamo arrivati a Chiavenna, tra una chiacchiera e l'altra. Ma chi, che bel paese. Vedi, insomma, quel viale qua non è che è proprio bello, eh. Adesso c'è il famoso svincolo e si parte. Ah, ma è chiuso. Ah no, ma lo sappiamo che è chiuso. Chiuso perché la Svizzera non ci vuole. E quindi dall'altra parte, come all'Umbrail, quando arriviamo su, se anche hanno fatto via la neve, cosa che non so, sarà giù la sbarra. Non mi fido a superare questa. Mi fa capire che tra un attimo svolta da qualche parte. Eccola lì. Cosa ti avevo detto? Io prevedo, prevedo. Ecco, inizia a fare vagamente freddo. Un pochino sì. Adesso praticamente la strada è una sola e arriva su fino al passo dello Spluga e poi scende in Svizzera a Splugen. E non siamo mai scesi in Svizzera a Splugen. Eh no, e immagino che sarà deserta questa strada. Sì, probabilmente non ci sarà molta gente allo Spluga di venerdì sera. Poi col passo chiuso. Poi anche il tempo non è che promettesse proprio bene, quindi... No, esatto. E si va! Guarda di là com'è azzurro il cielo! Sì. Tornante? La mette nel mirino? E scappa via! Ma c'è un tornante. Posta la curva. Bagnato per terra, attenzione. Esce meglio. E la frega così. Ma ti ho fatto passare apposta. E allora non è divertente. No, no, stai davanti. Cosa sei capace, metti il ginocchio. Sì. Ma noi non siamo capaci. Poi abbiamo appena cambiato le saponette nuove, fluo. Mi pare che le roviniamo sull'asfalto. Uno mi ha scritto: ma Luna non ha mai toccato le saponette. Gli ho risposto: nuove di pacca. Le saponette le tocchiamo solo sulle pit bike e non delle nostre tute. Cioè, o meglio, Luna tiene la sua. Io dopo che mi sono sdraiato due volte e ho speso quasi 200 euro a far sistemare la tuta, prendo la loro a noleggio. Non mi metto più la mia tuta nuova. Sì, ma perché tu sei pignolo. Sai che mi piace avere le cose precise. Diamo anche fridge. 17.1. E prevedo continuerà a scendere. Bestia. Ah, qua c'è il bivio. Da una parte si sale allo Spluga da isola, dove c'è il lago. E dall'altra si sale dalla strada senza lago, che è quella che voglio fare. Quindi adesso mi fermo qua nel parcheggio della casa e cambiano tutte le batterie. Guarda che belle quelle lanterne così. Sono quelle dell'IKEA. Siamo arrivati all'inizio della salita dello Spluga. Fortunatamente sembra ad esserci. Sì. Due ne sono passate. Ma se li incontri per strada? Tu stai nella tua corsia, loro nella loro.